Si alza l'asticella dello scontro tra Consiglio Comunale e Sindaco dopo le polemiche dei giorni scorsi con il gruppo di Sicilia Futura che scende in campo contestando il modus operandi del primo cittadino e il sindaco che interviene dalla propria pagina Facebook dando ai consiglieri degli asini volanti oggi un nuovo capitolo. Ad accendere la miccia la decisione del sindaco di non far intervenire non solo gli assessori ma anche i dirigenti all'interno delle sedute delle varie commissioni consiliari. I toni in commissione viabilità si alzano subito, il dibattito è accesissimo, il presidente Libero Giuveni minaccia le dimissioni. Proprio oggi dovevamo discutere di un argomento molto importante e attualissimo, viste le preoccupazioni chiaramente che hanno tutti i cittadini, cioè quello della sicurezza dei nostri ponti e viadotti e quindi in generale infrastrutture di competenza del Comune di Messina. Quindi sono stati invitati gli assessori competenti, l'assessore alla protezione civile, l'assessore ai lavori pubblici, nonché i rispettivi dirigenti. Loro si sono assentati, diciamo così, per via di questa nota del sindaco con la quale ha imposto sostanzialmente sia agli assessori e ai dirigenti di non parteciparvi. È chiaro che questo è un modus operandi che io assolutamente condanno, perché le commissioni consiliari, che sono organi del Consiglio Comunale che è stato democraticamente eletto, hanno tutto il diritto di esaminare e approfondire questioni importanti come lo era quella attuale, e prendere atto di una decisione del sindaco di non far partecipare gli assessori e i dirigenti, è chiaro, su questa non si può che stigmatizzare, tant'è che io ho annunciato anche ai miei colleghi oggi in aula di dimettermi da presidente delle commissioni qualora si continua con questo stato di cose, perché parlarci addosso non serve sicuramente alla città. La seduta si chiude con l'approvazione all'unanimità della proposta del consigliere Rizzo di dare mandato al presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei presidenti, di informare dell'accaduto il Ministero degli Interni, l'ANCI, l'assessorato regionale agli enti locali per le opportune valutazioni e trasmettere agli assessori e dirigenti assenti una formale richiesta scritta, volta ad avere comunque con urgenza un dettagliato report sullo stato delle infrastrutture ricadenti nel territorio comunale a garanzia della pubblica sicurezza. C'è questa linea di indirizzo dettata dall'amministrazione secondo la quale subordina la partecipazione degli assessori e dei dirigenti ai lavori della Commissione all'approvazione delle modifiche del regolamento comunale, quindi io ho chiesto, ovviamente ne prendiamo atto, di fatto ha impossibilitato il lavoro di questa commissione e immagino anche delle altre che si riuniranno nei giorni successivi, e quindi ho chiesto che questa decisione e quindi questi atti vengano trasmessi al Ministero degli Interni, all'ANCI, che è l'associazione che riunisce i comuni italiani, e all'assessorato regionale enti locali, perché è chiaro che è una questione che dovrà risolvere, perché noi siamo qui per lavorare e non per fare chiacchiere.